Non si dovrebbe mai dire sono andato a Parigi. È più giusto dire che si è fatto un viaggio alla scoperta di una parte di Parigi che può essere quella che ci piace di più, quella più turistica o quella più nascosta, ma pur sempre una parte. La Petite Liberty, sull'isoletta alle Dessine lungo la Senna, si trova un modello in scala 1 a 4 della statua, donata alla Francia nel 1889, dagli espatriati statunitensi a Parigi per celebrare il 100° anniversario della Rivoluzione francese. La Défense è un enorme quartiere finanziario, tra i più grandi d'Europa, paragonabile soltanto alla City di Londra. Completamente in contrasto con lo stile architettonico parigino, il quartiere mostra l'identità più moderna e innovativa della città. Il monumento simbolo del quartiere è il Grande Arc de la Fraternité, una straordinaria struttura a forma di cubo, alta 110 metri e larga 108 metri. La Reggia di Versailles è un'antica e grandiosa residenza dei Borboni di Francia, posta a circa 15 km a ovest di Parigi. La Reggia e il suo parco rappresentano una delle opere architettoniche di maggiore raffinatezza della storia moderna. Si articola su una superficie di 63.154 metri quadrati, contenenti oltre 2.300 stanze di cui, attualmente, 1.000 sono adibite a museo che espone una collezione di 60.000 opere d'arte. Con la sua collezione d'arte che conta ben 60.000 opere, Versailles custodisce gli appartamenti del re e della regina, che si dividono in due tipi: quelli di rappresentanza utilizzati per il ricevimento degli ospiti a corte, e quelli privati che comprendono una serie di stanze lussuose a uso esclusivo dei regnanti. La galleria misura 120 metri di lunghezza e 13 di larghezza e occupa tutta la lunghezza del primo piano. Contiene grandi tavole rappresentanti i maggiori eventi militari della storia di Francia, tra cui l'ingresso di Carlo VIII a Napoli. Il parco si estende per 800 ettari. Fra i 55 bacini d'acqua, il più ampio è quello del Grande Canale, 24 ettari e 500.000 metri cubi, e la Piscina degli Svizzeri, 180.000 metri cubi. Si contano 600 getti d'acqua e 35 chilometri di canalizzazioni. Le Petit Trianon, dove si rifugiava la regina Maria Antonietta. Dopo lo stile maestoso, sovrabbondante, tardo barocco dell'epoca di Luigi XIV, il fondatore della Reggia, con l'ascesa al trono di Luigi XV le forme degli elementi di arredo, della decorazione e dell'architettura si fanno più leggere.
Lo stile dei mobili si adegua a questo apparente desiderio della corte di una vita più intima, proponendo mobili piccoli, snelli e leggeri, gambe ricurve e sinuose. Ultima serata a Parigi, tra artisti di strada sulla scalinata del Sacro Cuore e in giro per Montmartre per respirare ancora quell'aria leggiadra che si avverte ovunque, dove è tutto un susseguirsi di locali, in molti dei quali suonano jazz. La gente è molto numerosa ma non c'è baccano. Un po' di tutte le età ma comunque tutti decisamente di stile. Ricordiamoci che Paris è Paris. Vedete, qui c'è una ragazza che scopa. Lei scopa con la scopa francese. Scopa la francese praticamente. E ripete la scopata. Con un movimento tranquillo, costante. Come sono brave le francesi a scopare, ragazzi, sapeste? Come vanno i piedi? I santi e truni, qui ci danno bene, c'è il freddo, sono presi bene. I santi e truni? Qua hanno sbagliato la misura. A Roma sono giusti come misura, qua proprio vanno in piedi.
I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles.